two, three, four. Ciao, sono Yuri Refolo di scuolademusica.org, un'associazione culturale che organizza eventi di stampo concertistico e didattico, sempre in ambito musicale. Questa volta sono qui a parlarvi del progetto LINK. Si tratta di un progetto che trova voce all'interno del convegno organizzato dal Collegium Scriptorium Fonti Savellane a titolo La comunicazione al tempo di Internet. In questo progetto noi siamo chiamati a spiegare come noi professionisti dell'ambito musicale realizziamo i nostri prodotti artistici utilizzando i nuovi strumenti di comunicazione messi a disposizione da Internet e dall'informatica in senso lato. Questo è il tema di base. Questa come vi sembra? Che poi solo tromba. No? Il progetto LINK prevede la realizzazione di un brano musicale open content. Per open content si intende un brano del quale sarà disponibile la partitura, la linea melodica, gli accordi, la struttura, quindi in pratica la base musicale, e sarà possibile scaricarlo da internet, dalla pagina di riferimento, realizzarne una versione propria per lo strumento che si desidera e poi ricaricarla sempre sulla pagina web di riferimento per renderlo a disposizione della community. Ti lascio il basso sempre e faccio la terza, la quinta e la settima. LINK verrà scritto per tre musicisti: Filippo Fucili, che suonerà la tromba, la chitarra elettrica e il basso elettrico, Edoardo Javier Maffei, che suonerà i sassofoni, e LEIWI, che sta per Electronic Wind Instrument, e io, che suonerò la chitarra classica e la chitarra elettrica. 1, 2, 3, 4. Domino per gli altri, insomma, o per Luca o per chi vuole. Do minore settima, poi comunque tutta questa parte verrà scritta, ovviamente verrà pubblicata online, non è che rimane così. Questa... Eh sì, suonavo solo la chitarra. Ah, ok. Ok. LINK è un progetto musicale a stampo didattico ma soprattutto collaborativo. Vorremmo darvi in mano tutti gli strumenti che noi utilizziamo per lavorare e collaborare tra di noi e vorremmo che realizzaste questo progetto assieme a noi. Tutte le fasi della realizzazione del progetto vengono documentate e rese disponibili in rete. Le prove sono in diretta live web, in streaming, su livestream.com. E i materiali multimediali realizzati vengono messi a disposizione sul sito www.scuoladimusica.org/public/link. Thank you.
Ciao.